e vescovi, fratelli e sorelle, voglio esprimere innanzitutto la mia gioia per la partecipazione a questa settimana che resta per la Chiesa italiana una testimonianza nei confronti della liturgia, soprattutto in un momento in cui la liturgia sembra entrata in un cono d'ombra, ecclesiale. E quindi rinnovo a voi l'invito di apprestare tutto quel che è possibile perché il CAR possa dare questa testimonianza alla Chiesa italiana e possa essere veramente un luogo di animazione della liturgia, perché una Chiesa che metta in un cono d'ombra la liturgia è una Chiesa che si avvia verso fasi di stanchezza anche nell'esercitare la carità, e prima o poi rischia di essere svuotata di quella forza che solo il Signore dà attraverso la liturgia, che è il luogo della comunione con Lui, dove la comunione scaturisce, è rinnovata, è sostenuta e confermata. Già due volte ho concluso questa settimana riflettendo sul tema della misericordia nella liturgia. Voi ricorderete liturgia e perdono, misericordia, e poi ancora ite missa est, annunciate la misericordia del Signore. Sono molto contento del titolo che mi è stato dato, Riconciliati per riconciliare, la misericordia al tempo di Papa Francesco, perché mi permette di mettere più a fuoco questo tema nell'hic et nunc della Chiesa, qui e ora, in questi giorni che sono certamente segnati dal pontificato di Papa Francesco e da questa primavera che sembra rivivere la Chiesa. Qualche parola per introdurci al tema e per essere consapevoli che il tema della misericordia non è una novità legata al pontificato di Papa Francesco, ma certamente ha le sue radici in quell'ora del Concilio, segnata anche da quel carisma di Papa Giovanni che individuò nella misericordia una urgenza per i nuovi tempi. L'11 ottobre del 62, aprendo il Concilio da lui voluto, Papa Giovanni pronunciò la prolusione che dal suo incipit tutti conosciamo come Gaudet Mater Ecclesiae. La Chiesa che è madre gioisce. Si tratta di un discorso ispirato, profetico, che segna un prima e un dopo nella vita della Chiesa. Un discorso che indicava al Concilio una via nuova da percorrere, una via che non si esprimeva attraverso la condanna, come era avvenuto nei 21 concili universali celebrati nella storia, ma annunciava la fede con mitezza e misericordia. È sufficiente citare uno stralcio
di quella famosa allocuzione. Quanto al tempo presente, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne, esponendo con più luminosità il valore del suo insegnamento, piuttosto che esercitare la condanna. La Chiesa vuole mostrarsi madre, piena di misericordia per tutti, tenera, paziente, mossa da misericordia e da bontà anche verso i figli da lei separati e lontani. Paragrafo 7 della Gaudet Mater Ecclesiae. Con queste parole Papa Giovanni apriva un nuovo tempo e poneva fine a una lunga epoca caratterizzata da una forte intransigenza assunta nella Chiesa della dottrina cattolica, nella proposizione della morale e nel confronto polemico tra Chiesa e società, tra cattolici e quanti non si dicevano cristiani. Intransigenza, rigorismo e ministero di condanna dovevano lasciar posto, secondo la volontà di Giovanni, a una nuova situazione caratterizzata dall'impegno e dalla fatica del fare misericordia e quindi dell'annunciare. Il Concilio percorse la via indicata dal Papa, non solo non emettendo condanna, ma cercando la riconciliazione con quanti avevano vissuto rotture, separazioni, conflitti con la Chiesa. Paolo VI confermò questo cammino intrapreso e soprattutto attraverso l'Ecclesia sua, 6 agosto 64, diede impulso al dialogo, abbattendo, secondo quell'espressione usata da Hans von Balthasar, muri e bastioni, e inaugurando coraggiosamente quell'ascolto dell'umanità non cristiana, quel dialogo e quello scambio che hanno permesso, pur tra molte contraddizioni, la corsa del Vangelo anche nell'epoca della modernità. Era comunque inevitabile che in presenza della rivoluzione culturale a livello mondiale alla fine degli anni 60 e negli anni 70 del secolo scorso, di fronte ai limiti e difficoltà della missione e di fronte a un'impotenza dell'evangelizzazione, scoprendo l'emergenza dell'inattesa indifferenza da parte delle nostre società occidentali e constatando il disconoscimento in atto dei valori evangelici essenziali, la Chiesa ha reagito mostrandosi nuovamente timida, paurosa, tentata dal rigorismo, con sguardi nostalgici verso i tempi passati, quei tempi caratterizzati dalla cristianità. Tuttavia, attraverso Giovanni Paolo II, in particolare grazie alla sua enciclica Dives in Misericordia, 30 novembre 80, e poi attraverso Benedetto XVI, il cammino intrapreso con il Vaticano II non solo non fu contrastato, ma ricevette importanti impulsi teologici. Ed ecco, poco più di 3 anni fa, il successore di Pietro prende il nome di Francesco e subito fa risuonare con un tono nuovo e forte la parola misericordia. Sono queste le
mi riferisco. Di questo io sono sicuro e convinto. Noi stiamo vivendo un tempo di misericordia. Le affermazioni mostrano tutta la consapevolezza del Papa, la sua determinazione. Sono convinto e sicuro che stiamo vivendo un tempo di misericordia. Nei discorsi, nelle omelie e nei documenti di Francesco appaiono con frequenza i termini misericordia e tenerezza. Attenzione, biblicamente sinonimi. Termini che diventano le parole chiave del suo servizio pietrino. Proprio attorno alla misericordia di Dio, Papa Francesco vuole convocare la Chiesa per spingerla verso l'umanità, affinché si conosca e si sperimenti l'amore del Signore per poterlo vivere quotidianamente tra uomini e donne. Il Magistero dell'attuale Papa è contrassegnato dal paradigma della misericordia che ispira il suo parlare, ma soprattutto i suoi gesti, la sua postura quotidiana. Ora occorre riconoscere che l'annuncio della misericordia fatto da Francesco, misericordia da viversi della Chiesa, scandalizza, e scandalizza i cattolici stessi. Ci sono molti ormai della Chiesa che ribattono a Papa Francesco: così è troppo. Ci sono alcuni che contestano e affermano: con questo Papa la dottrina non è più chiara e rigorosa. E il Papa è anche deriso da chi lo giudica un ingenuo bonario che non conosce l'arte del potere. D'altra parte, per molti, per noi, Francesco non è venuto solo dalla periferia della Chiesa, ma è venuto dai profondi interiore Ecclesia, perché la Chiesa è un greco profondo e nel greco profondo c'è la misericordia e ogni tanto c'è qualcuno nella Chiesa che ascolta queste interiore profonde in cui la misericordia fa risuonare la buona notizia e rende la buona notizia del Vangelo affidabile, desiderabile, attesa e sentita, urgente per la consolazione e la speranza dei poveri e dei peccatori. Ci eravamo abituati all'idea, lo dobbiamo confessare tutti, che la misericordia di Dio fosse un correttivo alla sua giustizia. Questo era il pensiero della Chiesa: Dio è giusto, ma poi corregge la giustizia con la misericordia. E pensavamo che fosse una proclamazione necessaria per infondere un po' di speranza in quanti erano colpiti dalla temibile, necessaria giustizia di Dio. E invece ora ascoltiamo nuovamente la novità del Vangelo, come la sentivano direttamente dalla bocca di Gesù i peccatori, i malati, i poveri, gli emarginati dalla società religiosa del tempo del Signore. Perché questo primato dato da Papa Francesco alla misericordia rispetto ad altre virtù? Perché tale primato le è conferito dalle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento? E inoltre perché il Papa afferma che lui stesso è stato raggiunto dalla misericordia di Dio. Il Papa stesso confessa, state attenti quando lo leggete, c'è una differenza da quando lui è predicatore del Vangelo, da quando lui confessa se stesso e fa anche di questo una buona notizia. Ma lui confessa sovente e non lo dice.
sommità, imparate a leggere bene le sue parole. Non è retorica del potere religioso che dice siamo umili, anche noi siamo peccatori. Lui invece lo dice convinto. E d'altronde quell'esperienza di essere peccatore ha voluto segnarla in quel modo, in quello stemma, miserando acque e gente, parole che lui ha preso da un breviario, dove c'è la lettura di Pietro il Venerabile sulla vocazione di Matteo, e veda il Venerabile dice che Gesù, miserando acque e gente, proprio perché usava, faceva misericordia, ha potuto eleggere Matteo, che era un peccatore pubblico, era qualcuno che rendeva impuro chiunque lo avvicinava. Ebbene, il Papa ha sentito su di sé, proprio a lui, peccatore, come un'esperienza di peccato, il Signore ha guardato. Ciò che poi, voi lo sapete, noi finiamo per dire più convintamente nella verità cristiana è quello di cui noi siamo stati capaci a fare l'esperienza. E quando uno parla convintamente di una cosa, c'è l'esperienza di lui. E come Paolo quando nella lettera ai Romani dice, mentre eravamo peccatori, Dio ci ha riconciliato con sé. Mentre eravamo nemici di Cristo, Lui ci ha amato. Era la sua esperienza. Lui nemico di Cristo, Lui persecutore, l'ha segnato tutta la vita. E il Papa fa lo stesso tipo di confessione. E allora dopo questa prima premessa, il primo punto, riconciliati con Dio. Tutte le sante scritture sono testimonianza di una ricerca dell'umanità da parte di Dio. È Dio che ha voluto l'umanità, l'ha creata, l'ha dotata di dignità. E quella dignità che le ha conferito è stata da Dio voluta intangibile, segnata dalla libertà. A causa del male che seduce la creatura umana, lo tenta e lo fa cadere sempre, Dio da sempre non abbandona a questa alienazione mortifera all'uomo, ma lo cerca, gli viene incontro, gli offre il dono del suo amore mai venuto meno e soprattutto un amore mai da verità. Non dimenticate questa espressione, l'amore di Dio non va mai verità. Chi dice che l'amore di Dio va meritato bestemmia Dio e il cristianesimo. Mai verità. E allora resta emblematico il gesto di Dio, che Dio compie verso l'umanità in Adamo ed Eva, quando l'umanità prende consapevolezza del suo peccato, si sente nuda, fugge da Dio con paura. Dio procura all'umanità dei vestiti per ricoprire il loro peccato e non vedere, e vedere l'uomo come l'ha voluto, come l'ha creato. Il primo gesto di misericordia di Dio è aver fatto delle tuniche ad Adamo ed Eva per non vedere il peccato che avevano fatto. E sappiate che in ebraico perdonare il peccato lo si dice in due espressioni, coprire il peccato e l'altra è portare il peccato. Poi noi traduciamo perdonare il peccato, togliere il peccato. Ma in ebraico è di coprire il peccato in modo da non vederlo e l'altra è portare il peccato. Quindi l'atto che Dio fa con le due tuniche ad Adamo ed Eva dopo il peccato
grande di misericordia, il primo gesto di misericordia di Dio verso l'umanità peccatrice. Ebbene, questo atto di misericordia da parte di Dio viene rinnovato per ciascuno di noi. Quando nel nostro venire al mondo e nel nostro crescere, a un certo punto scopriamo di essere abitati dal male e di acconsentire al male. Avendo scelto la lontananza da Dio, meriteremmo di restare lontani da Lui nella vergogna e nella colpa. E invece Dio viene incontro a noi, ci offre un abito, copre il nostro peccato per perdonarci, riconciliarci con Lui, fino a dimenticare il peccato che abbiamo fatto, dicono i profeti. Questa esperienza è fondamentale e dovremmo domandarci se siamo impegnati a trasmetterla alle nuove generazioni, ai nostri figli, come esperienza innanzitutto passiva di essere stati amati proprio nel nostro peccato. Dio non ama il peccato, ma ama l'uomo peccatore, ama l'uomo nel suo peccato. Questa è la grande novità del nostro Dio. Dio ci ama nel nostro peccato, nella nostra fragilità, e non ci chiede di meritare il suo amore. Io sono convinto che questa esperienza possibile nella fede cristiana può davvero ristrutturare un'intera vita umana. Può essere sanante, redentiva, perché è l'esperienza che fa sentire ciascuno di noi figlio amato di Dio. Gli permette di sentire su di sé quella voce che ha sentito Gesù nel battesimo: tu sei il mio figlio. Tu sei il mio figlio amato. Oso dire con audacia sì, ma con un'audacia autorizzata dal Vangelo, che proprio a causa del nostro peccato Dio ci viene incontro e si fa conoscere a noi misericordia, con sguardo di misericordia, e ci dà conoscenza della salvezza possibile qui sulla terra. Conoscenza della salvezza, come cantiamo ogni mattina nel Benedictus, conoscenza della salvezza nella remissione dei nostri peccati. Agostino, sapete tutto, ha cantato «O felix culpus», riferendosi al peccato di Adamo ed Eva. Ma noi possiamo ripeterlo guardando al nostro peccato, grazie al quale Dio ci viene incontro, ci fa conoscere il suo amore gratuito, si fa conoscere come misericordia. Questo è decisivo, decisivo nella vita cristiana. Molti sono cristiani, ma in realtà non hanno una vera conoscenza di Dio perché non conoscono la sua misericordia. E il loro essere giusti inganniti impedisce loro la vera conoscenza di Dio. Giovanni Paolo II è arrivato a dire una espressione che può anche turbarmi come turba me, ma col suo linguaggio viene a detto: Dio a volte nelle persone permette dei gravi peccati perché possano davvero conoscere la misericordia di Dio. Giovanni Paolo II, non sono io. Ebbene, chi non si sente peccatore, chi non si sente malato, chi non si sente cieco, uso le tre espressioni dei sinottici o del quarto Vangelo, non solo non può conoscere la misericordia di Dio, ma non può mai avere comunione con Lui, non può mai confidare davvero in Dio, perché confida nella sua giustizia, nella sua sanità, nella sua capacità a vedere. Gesù ha proclamato con forza: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate, ha detto agli uomini religiosi, andate, via, via da me, e imparate che
cosa vuol dire io voglio misericordia, non atti di culto. Io voglio la conoscenza di Dio, non gli olocausti. Io sono venuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori. Queste parole che hanno scandalizzato gli uomini religiosi, alcuni tra gli scribi e i farisei, cioè i legalisti e i devoti, se siamo sinceri, scandalizzano anche noi. Sempre tentati di sentirci tra i santi, tra i giusti, gli osservanti, i fedeli, soprattutto se abbiamo ereditato un'immagine di Dio che, essendo giusto, deve fare giustizia punendo e castigando. L'ho detto altre volte, nel nostro intimo è innestata quella legge, quella dinamica ben espressa dal titolo di un romanzo molto cristiano di Fyodor Dostoevskij, Delitto e castigo. Questo è un meccanismo che abbiamo dentro. Dove c'è il peccato, pensiamo che debba arrivare il castigo, per ciascuno di noi e per gli altri. Dove c'è il peccato, pensiamo che ci debba essere la pena. Il castigo che Dio può mitigare con la misericordia, ma la giustizia, secondo noi, va onorata. In verità la giustizia di Dio, così intesa, è giustizia umana. Come ha detto bene Papa Francesco, ve lo cito, davanti alla visione di una giustizia come osservanza della legge, che giudica dividendo le persone in giusti e peccatori, Gesù ha cercato di mostrare il grande dono della misericordia che cerca i peccatori per offrire loro perdono e salvezza. Se Dio esercitasse solo la giustizia, cesserebbe di essere Dio. Sarebbe come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia non basta, e l'esperienza insegna che appellarsi solo alla giustizia si rischia di distruggere. Bolla di intuizione del Giubileo straordinario. Paragrafo 20. Questa è la giustizia degli scribi e dei farisei, dei giusti incalliti che la proiettano su Dio. La giustizia di cui Gesù ha detto: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. In Dio la giustizia è sovrana, ma non è la nostra giustizia. È una giustizia che ha la misericordia come lato o esposto all'esterno. Come dinamica, quando si mette in movimento e si realizza. Perché Dio è innanzitutto amore, come conclude il Nuovo Testamento nella prima di Giovanni 4:8. Misericordia, grazia, tenerezza sono soltanto delle espressioni che variano la parola amore, tese in ebraico, ma possiamo sempre tradurlo misericordia come hanno fatto i 70 e la Vulgata. Possiamo tradurre amore come la Papa, l'attuale Vigna Italica della CEI. Possiamo tradurlo tenerezza, compassione, come hanno fatto altri traduttori. C'è uno stupendo sogliocchi di Dio che ci viene rivelato dal profeta Osea. Attenzione, ve lo devo leggere perché qui la versione della Bibbia ufficiale fa difetto, non è precisa sul testo ebraico, fa una parola. C'è il popolo di Dio che è diventato immolato, ha rinnegato il Signore, ha rotto l'alleanza. Dio deve intervenire in nome della giustizia, deve dichiarare rotta l'alleanza, perché le clausole non sono state osservate da Israele. E allora sentite questo solidocchio, dice Dio: ma come potrei abbandonarti, popolo mio? Come potrei consegnarti alle genti di Israele? Nel mio cuore
c'è una rivolta contro di me. Il mio intimo freme di compassione. No, io non sfogherò la collera, io non distruggerò il mio popolo, perché sono Dio, non un uomo, sono il santo del tuo grembo e non verrò a te là. Dio che deve, in nome della giustizia, castigare il popolo, ma sente un sentimento profondo che si rivolta contro la giustizia. È il sentimento della misericordia che vince sulla giustizia. Questo soliloquio che voi trovate in Osea 11, 8, 9 è davvero il centro dell'Antico Testamento. Un grande rabbino e un grande conoscitore delle scritture, che credo avete sentito nominare, il quale dice: attenzione, qui è il cuore di tutta la rivelazione di Israele. Dio è colui che gratuitamente con la sua misericordia dimentica e perdona i peccati del suo popolo. È molto importante. Ecco la grande rivelazione. Nel cuore di Dio il sentimento della misericordia si rivolta contro quella della giustizia e lo vince. Perché Dio non agisce secondo la giustizia umana. E non a caso la giustizia umana è bendata, come stava nel calendario della giustizia a Roma, la Roma imperiale. La giustizia fu una bilancia ed è bendata, per dire che non guarda in faccia nessuno. Dio invece, quando dice la sua giustizia e fa misericordia, guarda in faccia a ciascuno di noi. Non è una giustizia generale. E questo non è scivolare nella casistica o nella morale della situazione. Ma Dio vede un volto umano che non disprezza mai, anche se è un volto del peccatore. Chi non capisce questo non capirà neanche la Moris Letizia di Papa Francesco, che ha colto proprio questo. La giustizia di Dio non è bendata, guarda in faccia ciascuno, e la Chiesa è impegnata in questo discernimento di guardare in faccia al peccatore, non di fermarsi a legge generale, ma di vedere in ciascuno ciò che Dio può vedere. Per questo sempre il profeta Osea predica queste parole da parte del Signore: io voglio misericordia, non sacrificio, conoscenza di Dio, non l'olocausto. Cioè, decodificando, io voglio la misericordia vissuta tra di voi, non voglio dei sacrifici fatti a me. E questo, usate il parallelo, è da Adonai. Questa è la conoscenza di Dio. Solo chi ha una pratica di misericordia verso i fratelli ha la conoscenza di Dio, e la conoscenza di Dio non è garantita a chi fa offerte culto a Dio soltanto. Ecco come il Signore ci riconcilia con sé, una riconciliazione che ha come protagonista Dio, che Dio ci offre, che per noi è sempre immeritata, perché sempre gratuita e preveniente. L'Apostolo Paolo, nella contemplazione della fede in Gesù, consegnato la morte per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione, dice: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati. Non imputando agli uomini i loro peccati, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio che vi esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Dobbiamo solo predisporre tutto in noi per accogliere questo dono gratuito della misericordia, un dono che in noi produce conversione,
produce il ritorno a Lui e ci fa vivere nella comunione del Signore. Papa Francesco ci dà un'immagine piena di consolazione in proposito quando riflette sulla pecorella smarrita. Il Signore non può rassegnarsi al passo che anche una sola persona possa perdersi. L'agire di Dio è quello di chi va in cerca dei figli perduti per poi fare festa e gioire per il loro ritrovamento. Si tratta di un desiderio irrefrenabile. Neppure 99 pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell'ovile. Il pastore potrebbe ragionare così: faccio il bilancio, ne ho 99, ne ho persa una, ma non è una grande perdita. Lui invece va a cercare quella perduta, perché ognuno di noi è molto più importante di lui, è la pecora più importante, e più si è persa, più è preferita da Dio. Bisognerebbe dire quanti nella Chiesa invece fanno questo ragionamento: bene, ho perso solo uno, guardo le 99, il giorno dopo parte un'altra, ne ho 97, ma devo guardare questa, ne parte un'altra, poi ne resta una e 99 pure. Questo è il risultato della Chiesa. Seconda parte, artefici di riconciliazione. Se la beatitudine proclamata da Gesù è beati misericordiosi perché troveranno misericordia, vi è un'altra parola, anzi due, altrettanto decisive, che risuonano quale comando che invera e rinnova l'antico comando di Dio che è al cuore della Torah: siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Gesù trasforma quel comandamento, state attenti, non lo ripiglia, vuole che i discepoli lo capiscano bene, e lo trasforma in siate misericordiosi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Luca 6,36. Con questo noi capiamo che la santità o la teleiosis, la perfezione secondo Matteo, siate perfetti come perfetto, sono nient'altro che la misericordia. Santità, perfezione, in ultima analisi, dice Luca, sono misericordia. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Perché? Perché chi ha ottenuto gratuitamente la misericordia deve fare misericordia agli altri. E per esprimere questa verità, seguendo sempre Papa Francesco, echeggiando il suo insegnamento, ma nello stesso tempo andando alle sue fonti e dandomi un contributo complementare, non sono un pappagallo di Papa Francesco, allora voglio dirvi come si può declinare questo fare misericordia, riconciliare gli altri. Innanzitutto, essere consapevoli della misericordia che Dio ha per noi. Solo se non ci crediamo giusti, conoscendo quindi la misericordia di Dio, saremo abilitati a fare misericordia agli altri, i quali sono sempre fratelli con noi, solidari nel peccato. Solidari nel peccato. C'è una solidarietà di peccatore dalla quale Dio riesce a farci rialzare per diventare comunione dei santi. Ma non dimenticate, se la Chiesa è comunio santoro, sono santi che sono sempre estratti dalla solidarietà dei peccatori. Ogni santo, dice Papa Francesco, ricordatevi questa bella frase, ogni santo ha un passato da peccatore e ogni peccatore ha un avvenire che può essere la santità. Sono le sue formule che tanto sono piene, oserei dire, di forze di uno. Ebbene,
Se invece a causa della nostra preziosa giustizia giudichiamo gli altri, disprezzati, come il fariseo della parabola che conoscete, noi siamo da iscrivere tra quelli che il Papa arriva a definire ipocriti e corrotti. E Papa Francesco usa parole di fuoco per quelli che si pensano giusti e migliori degli altri. Mentre è vero, è comprensivo, misericordioso verso quelli che semplicemente chiedono a Dio di aver pietà, perché conoscono la loro situazione di peccato, conoscono i loro peccati come debolezza della carne. Purtroppo molti tra gli uomini e le donne del nostro tempo sono tenuti lontani dal Signore proprio dalla pretesa giustizia di alcuni credenti, quelli che io chiamo i cristiani del campanile, quelli che vantano un'appartenenza alla Chiesa, si sentono già salvati, si sentono la porzione bella e allontanano i peccatori, emarginano quelli che hanno un comportamento che contraddice la legge e li pone fuori dell'accampamento che è la Chiesa. Troppi cristiani pensano la Chiesa come una cittadella con le mura, come una campanella, ma poverini, non hanno letto le scritture, là dove si dice che Cristo ha voluto morire fuori dalle mura della città, fuori dall'accampamento, Ebrei 13:12. E per questo l'autore della lettera agli Ebrei dice ai cristiani: avanti, uscite, uscite dall'accampamento per andare verso di Lui, fuori dall'accampamento, per condividere la sua vergogna a costo di essere annoverati come Lui tra i peccatori. Noi cristiani abbiamo paura del giudizio degli altri, siamo lontani dai peccatori, chissà cosa pensano di noi, ci pensano come loro. Ma è una grazia che gli altri ci dicono che siamo peccatori, è una disgrazia che ci dicono se siamo santi, perché se ci dicono che siamo santi siamo tentati dall'orgoglio e a mettere in pratica false strategie di umiltà per essere venerati dagli uomini come santi senza essere. Se ci dicono che siamo peccatori dicono la verità, tutto il più sbagliano peccati per mancanza di parola. Noi possiamo fare misericordia, ma la misericordia non resta un'emozione, non può essere semplicemente un sentimento viscerale che si prova nell'incontro col bisognoso, il malato, l'affamato, il povero, l'handicappato. La misericordia, ancora è Francesco, è un cammino che parte del cuore e deve arrivare alle mani. Arrivare alle mani. Vedete il Vangelo, non so sempre se la traduzione è fedele, ma nel Vangelo si parla sempre di fare misericordia. Anche la domanda di Gesù al scriba è: dimmi, chi ha fatto misericordia verso l'uomo che era incappato dei banditi? Fare misericordia. I bei sentimenti della misericordia che ci punge il cuore non serve nulla. Papa Francesco ci dice: partirà dalle profondità, ma deve arrivare alle mani, all'assumere responsabilità degli altri, alla cura con gli altri. Permettetemi di dire, mi piacerebbe parlarvi di più, a non aver paura a toccare gli altri, perché sovente la misericordia è fare una carezza a un vecchio che vive nella demenza senile e non sappiamo più parlargli perché lui non risponde, ma una carezza la sentirebbe, un bacio la sente. Dare una carezza o stringere la mano a un malato o un emarginato o un peccatore vale di più che tante nostre preghiere. Non abbiamo paura, noi siamo malati di immunità, abbiamo l'angoscia di essere immuni, ma siamo malati e peccatori come gli altri, non dimentichiamo, e dobbiamo fare.
cristiani non leggevano le scritture, poverini, ne erano privi, ma la Chiesa che è madre ha creato le sette opere di misericordia, che quando ero piccolo io ancora imparavamo a memoria del catechismo. Semmai non leggevamo la scrittura, quelle sette opere almeno facevamo l'esame di coscienza sopra e ricordavamo che cos'è fare misericordia. Fare misericordia vuol dire una sola cosa, Matteo 25, non peccare di omicidio. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto in casa, ero prigioniero, siete venuti in carcere a trovarmi, ero malato, mi avete fatto visitare. Sono tutti peccati che noi facciamo per omissione. Io non so se ci avete mai pensato che in quel giudizio ci sono i peccati che noi non confessiamo mai, e confessiamo tanti peccati che in quella pagina non ci sono, ma non abbiamo sbagliato obiettivo, non abbiamo sbagliato obiettivo, e ci confessiamo, abbiamo avuto parole, pensieri pure, va bene, ma hai dato da mangiare all'affamato? O hai fatto finta di niente? Hai preso lo straniero in casa o gli hai detto buongiorno? La misericordia è questa. Insomma, noi dobbiamo tentare di dare alla misericordia una valenza che sia pratica, e arrivo a dire una valenza addirittura sociale e politica. Certo, noi cristiani oggi nella politica siamo apoli, non ci siamo più. Abbiamo perso questa dimensione, eventualmente abbiamo clericalizzato più i laici, ma ci manca che ci sia nella politica una voce cristiana, che dica la giustizia. Quando Papa Giovanni Paolo II, nel messaggio della giornata della pace del 1 gennaio 2, diceva: non c'è pace senza giustizia, ma non c'è giustizia senza perdono. E diceva: solo nella misura in cui si affermerà un'etica e una cultura della misericordia, e si può sperare in una politica della misericordia espressa in atteggiamenti sociali, istituti giuridici nei quali la giustizia assuma il volto più umano. Parole cadute al vento anche all'interno della Chiesa. Papa Francesco si muove in questo solco, attuando con la sua azione a livello internazionale una vera politica di riconciliazione, per quanto gli è possibile. Pensate cosa è riuscito a fare a Cuba, in Sud America, cosa tenta di fare tra Turchia e Armenia, quel che adesso tenta di fare anche in Georgia. Infine Papa Francesco dice che la misericordia deve essere il volto della Chiesa. Noi invochiamo con ragione Maria, Mater Misericordia, ma non dimentichiamoci che soprattutto Mater Misericordia deve essere la Chiesa di cui Maria è l'icona. L'esortazione apostolica Amoris Laetitia vuole essere un grande invito a tutti perché la Chiesa assuma un volto misericordioso. Sappiamo che questo documento crea alcune difficoltà, soprattutto a quanti presenti nella Chiesa sono maestri esperti nell'inoculare il sospetto, il dubbio, la paura. Costoro temono che la misericordia diventi un lasciar fare. Hanno paura della misericordia come se fosse un varco verso la superficialità che toglie la responsabilità e annulla la giustizia. Temono che la misericordia finisca per favorire un cristianesimo debole dove non c'è più la grazia a caro prezzo. Ma attenzione, la grazia a caro prezzo è stata acquistata da Gesù Cristo nella sua passione e morte. Noi che prezzo paghiamo per ricevere la grazia di Dio? Quelli che citano con noi non l'hanno neanche letto
perché la grazia che ha offerto è quella che Gesù con la morte ha offerto a noi. Non siamo noi che andiamo a Lui pagando dei cari prezzi. È gratuita, è offerta, è quella che causa in noi la conversione e il perdono. La grazia conquistata a caro prezzo da Cristo nella passione e morte, proprio perché fatta fosse donata a noi in abbondanza, perché fosse possibile a Dio, state a sentire quel che vi dico, rendere giusto il peccatore, Romani 4:5. Neanche Lutero ha avuto il coraggio, perché Lutero, quando ha tradotto in tedesco questa espressione, lui, il campione della giustificazione, si è fermato a dichiarare giusto quel peccatore. Ma nel testo greco, Nuovo Testamento, è non dichiarare, rendere giusto il peccatore. Dio rende giusto il peccatore. Quando cancella il peccato non c'è più, non è solo dichiarato giusto per una sentenza di giustizia che lascia sospeso. No, è nuova creatura, come ci dice tutto il Nuovo Testamento e come ci dice Ezechiele, Dio dimentica i nostri peccati. Concludo. Tra i libri profetici c'è una vera e propria perla. Mi sono chiesto all'inizio se non dovevo parlare solo di questa perla e darvi il messaggio di questo libretto, il libretto di Giuda. Da un lato è un bel canto alla misericordia di Dio, dall'altro, lo sapete, è una denuncia di quei credenti che non sanno rallegrarsi quando la salvezza è donata a quanti che da loro sono ritenuti indegni. Non sanno rallegrarsi quando torna a casa il figlio perduto e si fa festa per lui, quando il pastore trova la pecora perduta e fa festa per lei sola, quando gli ultimi ricevono la stessa ricompensa dei primi perché il padrone è misericordioso. Conoscete l'avventura di Giona? Dio gli chiede di andare a Ninive, la grande città capitale dell'impero oppressore, nemico di Israele, idolatra, per annunciarle che sarà distrutta per i peccati dei suoi abitanti. Giona non obbedisce, fugge, Dio lo riporta alla sua missione e lui è costretto a predicare a Ninive. Per 40 giorni predica, Ninive sarà distrutta e gli abitanti tutti, dal re al più povero, e leggete nel libro, perfino gli animali, fanno digiuno, mettono un saio di penitenza. Immaginate gli animali con il cordone del saio francescano che gira il cammino. Pensate la fantasia di questo uomo. Hanno fede, dice il testo, mutano il loro comportamento, lasciano la cattiva strada, abbandonano la violenza e l'ingiustizia. Allora Dio cambia, muta il suo proposito, fa misericordia. Ma Giona, vedendo ciò, si arrabbia terribilmente, fino a voler morire. E sono eloquenti le sue parole, che mostrano il suo fastidio per la misericordia del Signore. Gli dice: io sapevo che tu sei un Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore, che ti converti riguardo al peccato minacciato. Ora toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. In Dio, vedete, la misericordia è stata più forte della sua giustizia. Ma chi aveva annunciato la giustizia di Dio come Giona non si rallegra, si incattivisce. Ecco, nella Chiesa attuale io temo che ci siano ancora troppi giovani, predicatori zelanti, che Papa Francesco continua ad additare come quelli che non vogliono usare misericordia e giudicano i loro fratelli. Troppi giovani, gente trista e incattivita,
che quando guarda gli altri cerca di vedere il peccato. Gesù, quando incontrava un altro, vedeva innanzitutto e cercava la sua sofferenza, poi annunciava il perdono sul peccato. Allora, cerchiamo davvero che questi Giona si convertano a partire da noi, se noi ci sentiamo come Giona. Grazie per l'attenzione.